È iniziato la gara valevole per la seconda giornata del campionato nazionale Girone G interregionale. Fedain, dei gloriosi Fedain che oggi sono accorsi numerosi a sostenere la squadra. Importante la presenza dei tifosi del Cassino, pronto per il cross. Marcheggiani punta sull'avversario, si libera bene, riesce a crossare. Caos, l'opportunità di tirare, viene anticipato da un avversario. Palla che va in fallo laterale. Viene l'azione di Caos, viene interrotta. Solo davanti al portiere, viene atterrato ed è un rigore. Un rigore a favore dell'Artena, procurato dal portiere Palumbo. A 5 minuti dall'inizio, opportunità dell'Artena di portarsi in vantaggio. Breve in corsa e poi a smarcare un gol, quindi in vantaggio l'Artena con il numero 5 Costantini. Riesce a servire ricamato il bravo Marcheggiani a centro, opportunità per Umberto, poi in uscita è stato bravo il portiere Scaramuzzina ad annullare questa azione. Ribelli libera bene, Tomassi entra in area, Tomassi va a servire, bravo Scaramuzzino sul tiro di ricamato. Opportunità per il Cassino, ricamato, gran tiro di ricamato con la palla che sfiora il palo alla sinistra del portiere Scaramuzzino. Di Lucca, ancora opportunità, Tribelli in aria, non è del stesso avviso l'arbitro e quindi è stato letteralmente spintonato. Poi preferisce passare la palla a Tomassi, poi viene agganciato in aria, ricamato, ma l'arbitro decide che è stato un intervento normale e quindi nulla di fatto. Ancora l'Arteni in attacco, in aria, entra in area, si libera i 2-3 avversari, 2-0 per l'Artena. Mette a segno la seconda rete per l'Artena. Adesso vedremo, perché il solito problema, non riusciamo a leggere le maglie. Si tratta del numero 14 Crescenzo. Opportunità di accorciare la parte del Cassino, punizione di Tirelli, tira direttamente di testa, è in parata di Scaramuzzini in due tempi. Tribelli, entra in area, rigore netto. Rigore netto per il Cassino. Sono i giocatori che reclamano nei riguardi del signor Picchi, atterrato Tribelli in maniera netta. Fallo netto su Tirelli. Un rigore netto. E finalmente è giunto il rigore a favore del Cassino. Questa volta il fallo è stato commesso su Caos ed era netto. Opportunità per il Cassino di accorciare le distanze. Sulla palla Marcheggiani, specialista, tutto è pronto per l'esecuzione. Fischia in questo istante il signor Picchi. In corsa di Marcheggiani ed è gol! Francesco Marcheggiani segna per il Cassino. Amici sportivi, eccoci ricollegati qui al Gino Salvetti per il secondo tempo fra il Cassino e il Vista Artena, valevole per la seconda giornata del campionato nazionale dilettanti Girone G. Di testa salza altissimo ricamato, ma la palla va alto.
Cassino si presenta ed è bravo Scaramuzzino, viene accrosso dal fondo da parte di Tribelli. Si libera bene Tribelli in area, conclusione, per poco non realizza per il Cassino Pietro Tribelli. Artene in attacco. Di testa conclude il giocatore dell'Artena, ma tiro debole, nessuna difficoltà per Palumbo. Tirelli per Francesco Marcheggiani, dal fondo punta sulla un avversario, poi cerca di testa ricamato, devia di testa ancora il Cassino, non posso essere di parte. Tribelli, calcio d'angolo, è stato bravissimo Scaramuzzini a deviare la palla che era destinata nel set alla sua sinistra. E finisce in questo istante la gara, l'Artena si aggiudica l'intera posta in palio. Finale qui al Gino Salvetti con l'Artena che porta a casa l'intera posta. Ed eccoci qua l'allenatore Punzi della Vissartena. La gara è terminata, una vittoria, la seconda vittoria del campionato, state primi in classifica, anche se siamo alla seconda giornata, però insomma un Artena che tutto sommato, forse il pareggio sarebbe stato ancora più giusto, ma non ha demeritato. Diciamo che probabilmente siamo venuti a giocare in casa di una di quelle squadre che aveva un ruolo da protagonista in questo campionato e l'ha dimostrato anche oggi, soprattutto nel primo tempo, perché poi probabilmente il vantaggio nel primo tempo per il computo delle occasioni era un pochino largo, mentre nel secondo tempo credo che la partita sia stata più o meno para, nel senso che le occasioni ci sono state un paio da una parte e un paio dall'altra, ma il Cassino non ha fatto un forcing come una squadra che doveva recuperare, quindi noi siamo stati bravi a gestire. Naturalmente siamo alla seconda di campionato, il nostro obiettivo è totalmente diverso da quello che recita oggi la classifica, ma dobbiamo essere bravi a lavorare con questo entusiasmo qui, con questo sacrificio qui, sapendo che naturalmente verranno momenti diversi da questi, ma oggi naturalmente ci godiamo questa vittoria, ma non abbiamo molto tempo per farlo perché da domani dobbiamo immediatamente preparare la partita di mercoledì di nuovo in trasferta ad Ostia, però per oggi siamo contenti naturalmente, anche perché dopo due gare abbiamo affrontato due squadre con un obiettivo completamente diverso dal nostro, e fare il bottino piano è sicuramente una cosa importante. Ho ricordato sia così durante il servizio che tu in settimana sei stato facile profeta, avevi detto che l'Artena non era assolutamente una squadra da prendere sotto campo, alla fine si è rivelato questo, insomma, che è una buona squadra l'Artena, la Vissartena. Però devo dire che noi non l'abbiamo presa sotto campo, nel senso che sapevamo, l'avevamo studiata in settimana, avevamo visto quelle che erano i loro pregi e i loro difetti. La partita è andata in un certo modo, penso che soltanto chi non l'ha vista può giudicare il risultato. Noi, secondo me, il primo tempo abbiamo fatto benissimo, abbiamo preso nell'unica ripartenza, abbiamo preso il calcio di rigore, siamo andati sotto, però abbiamo continuato a giocare, abbiamo creato tantissimo, tante occasioni. Il calcio dice questo, che quando si crea tanto e poi non si riesce a concretizzare, poi si rischia di prendere anche il secondo gol, come ci è successo nella seconda occasione che loro sono venuti nella nostra area di rigore. Poi abbiamo accorciato le distanze alla fine del primo tempo. Il secondo tempo abbiamo riniziato bene, secondo me, il primo quarto d'ora 20 minuti, dove abbiamo creato altri presupposti per pareggiare. E poi l'ultimo quarto d'ora 20 minuti abbiamo giocato più di volontà, diciamo, un po' più di inerzia che disperazione, più un po' più sotto la voglia del voler strafare, nel voler strafare, e secondo me abbiamo perso un po' le geometrie, loro si sono messi tutti dietro e l'ultimo quarto d'ora abbiamo creato poco, però per 75 minuti abbiamo fatto secondo me una grandissima partita. Purtroppo il risultato ci penalizza, ma quello che conta in tutte le categorie, nei campionati, nelle partite, sono i risultati, perché poi della prestazione ci si dimentica subito. Però io da parte mia sono fiducioso, perché
se la sconfitta fosse stata figlia di una brutta prestazione, mi dovrei preoccupare, però la squadra ha giocato, ha creato tanto, non è riuscita. Paradossalmente abbiamo fatto gol sul calcio rigore nonostante abbiamo creato credo 7, 8, 10 palle terzo, gol. Terzo calcio rigore, uno assegnato e due no, perché io ho visto le immagini. Beh, noi ci atteniamo a quello che certo. È quello che fa il direttore di gara, però dico che se abbiamo sbagliato qualcosa ci penseremo già da domani, però c'è per fortuna già una partita mercoledì. E dobbiamo concentrarci, guardare avanti. E se la settimana scorsa avevo detto ai ragazzi dopo una vittoria e avevo mandato un messaggio sulla nostra chat testa bassa e pedalare, oggi, domani gli dirò testa alta, perché secondo me la prestazione c'è stata, e pedalare lo stesso. Tribelli, classe 98, giocatore del Cassino, proveniente, cresciuto nelle file del Frosinone. Quest'anno ti vediamo molto più maturo e consapevole delle difficoltà di questo campionato. Stai svolgendo un ottimo campionato fino adesso, anche se stiamo alla seconda giornata, più impegni di Coppa Italia. Ti senti soddisfatto, insomma? Sì, certo. Dopo il primo anno che ho fatto qua a Cassino ho imparato tanto e quest'anno spero di dare ancora di più. Senti, come l'hai vista la squadra avversaria? È stata una bella squadra. Noi abbiamo preso due gol che potevamo evitare di prendere. Siamo stati ingenuità, siamo stati bravi, abbiamo dato il massimo. Purtroppo gli arbitri sono stati quello che sono stati. Ecco, però ci rifaremo alla prossima partita. A proposito di arbitri, ci sono stati precedentemente al rigore assegnato al Cassino due episodi. Secondo noi, io ho visto le immagini in televisione, erano rigori netti. Nettissimo. Che dicevi in campo quando si andava a protestare? Quello su di me, cioè io stavo davanti alla porta, certo. Alla fine potevo anche dire, ma ha tirato la maglia e mi ha buttato per terra, ma c'era anche l'altro arbitro là e ha fatto finta di non vedere. Piero, come si è giustificato? No, diceva che non c'era. Io non l'ho visto. Non c'era. Vabbè, Piero, auguri. Grazie. Continua così, vedrai che farai ottime cose. Grazie mille. Andrea Bassum, vicepresidente del Cassino, una sconfitta qui oggi, nessuno se l'aspettava, però il calcio è bello anche per questo. È successa la seconda gara di campionato, quindi c'è tutto il tempo per metabolizzare sia la sconfitta che programmare, vedere un attimino se c'è, diciamo così, in questa squadra c'è carenza, che devo dire, congenita. Oppure insomma è una questione, va aggiustato un po' il tiro, insomma, secondo noi. Sicuramente non ci aspettavamo nemmeno noi una sconfitta, anche se avevamo grosso rispetto per l'Artena, una squadra che comunque sì, era andata a Latina e aveva eliminato il Latina in Coppa Italia, aveva vinto la prima partita di campionato con l'Aprile, una delle candidate alla vittoria. Purtroppo oggi siamo stati pagati con due disavventure difensive, una di un centrocampista e uno di un difensore. Abbiamo provato a rimettere la partita subito sulla retta via, la squadra comunque sia fino alla fine si è impegnata. Dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta che per fortuna arriva alla seconda giornata di campionato. Noi siamo partiti senza proclami e vogliamo rimanere senza proclami. Non vogliamo assolutamente dire che viviamo alla giornata, però il mister sicuramente sarà a trarre da questa sconfitta le giuste motivazioni già da subito per mercoledì per l'impegno con la Nagni. Che cosa ti è piaciuto della squadra del Cassino e che cosa non ti è piaciuto? Ma allora, sicuramente la squadra non si è disunita dopo i due gol di svantaggio, ha giocato e fino alla fine comunque sia ha provato a rimettere in sesto la gara. Dire una cosa che non è piaciuta non lo tengo per me, siamo una squadra molto giovane e sicuramente dobbiamo essere un poco più furbi. Come al solito, sempre puntuale nelle risposte, lo ringraziamo e lo mandiamo a casa a riposare. Volevo solo fare un complimento ai tifosi che oggi si sono rivisti sulle gradinate, nota numerosi, positiva. Nota positiva. E i ragazzi a fine partita, nonostante la sconfitta, hanno preso i meritati applausi, segno che comunque sia anche la tifoseria ha apprezzato comunque sia lo sforzo e l'impegno. Questo è il Cassino, questi sono i giocatori scelti dalla società e faremo di tutto per dare delle soddisfazioni a questa città.